Per questa puntata delle forme del gusto ho pensato di prepararvi un piatto di pasta facile, veloce, ma soprattutto che si lega alla tradizione, non per il formato di pasta ma per il sugo, perché oggi facciamo il sugo di noci. Pane ammollato nel latte, frulleremo con aglio e noci e chiaramente con grana padano DOP 12 mesi di stagionatura. Sale grosso dentro l'acqua, 120 g di pasta e la caliamo. Nel frattempo prendiamo la mollica di pane, pane raffermo, ma anche di 2-3 giorni, va benissimo, è una ricetta di recupero, un piatto povero, ma come sempre tra i più buoni. Giù il latte, di modo che faccia il suo lavoro, il suo dovere. Aspettiamo 2 minuti, tempo che il pane possa assorbire al meglio il latte e quindi ammollarsi. Pane, spicchio d'aglio, una parte di noci, e iniziamo a frullare. Mettiamo altre nocettine, pizzico di sale, goccino d'olio, aggiungiamo adesso grana padano DOP, 12 mesi di stagionatura, un mestolino di acqua di cottura e la riduciamo in crema. Salsa di noci pronta, scoliamo la pasta direttamente nella ciotola, prendiamo un cucchiaio e ci mettiamo dentro un pochino della nostra salsa. Goccino di acqua di cottura, mantechiamo. Procediamo ad impiattare. Spaghetto nel piatto. E finiamo con un bel po' di salsa che ci sta molto bene. Ci mettiamo sopra qualche noce sbriciolata, grattatina di pepe e una grattugiata ovviamente di grana padano DOP, 12 mesi di stagionatura. 5 minuti, il tempo che cuoce la pasta, e questi spaghetti col sugo di noci sono pronti. Quindi provate a rifarli perché sono davvero buonissimi. Ciao!